Thank you.
ragazzi, domani c'è l'interrogazione sui leopardi. Mi raccomando, studiate bene. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao. Oh, ma hai visto che ha fatto? Che tipo? Secondo me è un po' sta storia della prova di evacuazione che ti ha impressionato. Ma tu l'hai sentito lo scienziato giapponese? No. Ha detto che il Vesuvio erutterà, è sicuro. Ah sì? Ha detto pure a che ora? Tu scherza. Qua ci fanno buttare sotto ai banchi e finiamo come i calchi di Pompei. E appunto, a te sotto un banco ti ritrovano. E invece di me? Che diranno gli archeologi? Che sei scemo. Boh, non mi ricordo mai i film che guardo. E poi, invece di guardare film, preferisco disegnare. Deve essere bello saper disegnare e non guardare film. Cioè... è bello guardare il film, ma anche saper disegnare deve essere bello. Insomma, hai capito? Anche tu, presto alla crudel possanza, soccomberai del sotterraneo fuoco. È per me? Ma no, per domani l'interrogazione di leopardi. E pure questo conosci. Che pesantezza. Sarò anche pesante, ma tu sei ignorante. Spettacolari fontane di lava, alte fino a circa 1000 metri. Che viaggiano a velocità come l'ultima un uragano, di queste durò solo che sono molto cariche di particelle solide, le ceneri, le pomici. Il Vesuvio è tra i vulcani più pericolosi al mondo, ad altissimo rischio perché l'urbanizzazione è altissima. Il rischio di fenomeni molto pericolosi diventa molto alto, questo è il problema. E questo però è un concetto che credo che i cittadini vesuviani debbano ben comprendere. Quindi bisogna essere lontani dall'area, dalle aree che possono essere distrutte, devastate, prima che l'eruzione inizi. E per questo sono stati predisposti piani di emergenza. Ovviamente questi piani tengono conto della realtà del territorio, quindi le strade, la possibilità per le persone di essere evacuate più o meno rapidamente, ed è previsto che le persone in caso di eruzione vulcanica vengano spostate in posti lontani dal vulcano, in altre regioni. C'è un gemellaggio tra ogni cittadina vesuviana. Manu, perché te ne sei andato? Non mi interessava l'argomento. Anch'io mi stavo annoiando. Ma dimmi la verità. Hai sentito di nuovo qualcosa? Hai sentito rumori? Ma almeno hai sentito la bella notizia. Ma quale buona notizia? Ha solamente detto che è dormiente. E cosa vuoi che esploda? Se pure accadesse ci avranno già evacuati. A te non piacerebbe andar via? Andar via? Dove? Non lo so, via da qui, in un'altra città. Io l'anno prossimo andrò a Firenze per l'università. A Firenze? E non aspetterò il Vesuvio. Dai, andiamo, ci staranno cercando. Mi mancherai. Ci sentiremo. Sì, ci sentiremo. Potresti venire con me? Anche a me mancherai.
fino in fondo.